Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale, io sono Louise e il video di oggi è un plan with me per il mese di marzo. Ho deciso di iniziare scrivendo questa frase motivazionale che ho trovato su Pinterest e ho preso infatti ispirazione da questa foto e mi piaceva molto perché ha un bel significato. Infatti dice "Every day is a new beginning, take a deep breath and start again." Quindi l'idea che ogni giorno ha nuove opportunità, nuove possibilità che andrebbero sfruttate al meglio. Con la copertina, la cover page, e ho utilizzato gli acquerelli, che è un'arte che mi piacerebbe un sacco migliorare quest'anno, quindi ho deciso di iniziare un po' dal bullet journal e ho fatto questo disegno che ho preso ispirazione dal design che è su questo astuzzo di mia sorella che mi serve davvero tanto e quindi volevo ricreare nel mio bullet journal e quindi ho utilizzato gli acquerelli per fare questo disegno. E come noterete il tema di questo bullet journal è molto minimalista, molto semplice. L'unico disegno che c'è per tutto il mese è qui nella copertina, che voleva richiamare un po' la primavera di marzo, anche se in realtà adesso fa un sacco freddo e c'è la neve. Poi sono andata a prendere le mie Pilot Juice Pens da 0,38, quindi con la punta molto fine, e sono andata a definire meglio i dettagli del disegno per renderlo un po' più nitido. Poi appunto, come vi dicevo, ho preso un po' gli acquerelli e con colori diversi ho messo un po' dei dettagli in qua e là e ho iniziato facendo la facciata con i to-dos e gli obiettivi del mese. Queste due sono le facciate dei trackers, quindi dove tengo traccia a destra delle mie abitudini, l'habit tracker, e a sinistra invece delle mie spese, quindi l'expense tracker. E l'habit tracker in realtà l'avevo già provato a fare nel plan with me di ottobre, novembre, però non mi ero trovata molto bene. Adesso ho trovato però questo nuovo metodo, quindi organizzare le abitudini in queste piccole celle, queste piccole tabelle, quindi provo questo metodo qui, poi magari vi farò sapere, non so, su Instagram se mi sono trovata bene. Una facciata che adoro un sacco fare e che è quella dove scrivo tutto quello che mi passa per la testa. A destra invece ho la facciata dove tengo traccia delle telefilm che guarderò questo mese, dei film che guarderò questo mese, delle canzoni che ascolterò particolarmente questo mese e dei libri che leggerò. E niente, mi piace sempre fare anche questa cosa, più per curiosità, per vedere, per tenere traccia un po' di queste cose che sennò mi scorderei, ecco. E nello spazio in alto a destra che mi era rimasto ho scritto una breve frase motivazionale che dice "Beautiful minds inspire others." E infine l'ultima facciata è quella dei ricordi del mese, quindi Memories of the Month. Anche questa molto semplice. E così ho finito il mio bullet journal per il mese di marzo. Quindi ho tenuto questo stile un po' molto minimalista, un po' anche stile schizzato, niente di preciso, ma comunque con un po' di colore perché ci tenevo.
quindi spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile anche. Fatemi sapere magari che tema avete usato voi per il vostro bullet journal questo mese. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!